la mia associazione Facilità, Facilitare una nuova civiltà, nasce da una mia esigenza di rimanere in uno spazio di convivialità con altri ricercatori degli universi interiori. Io sono stata negli ultimi tanti anni a fare dei percorsi interiori, delle ricerche interiori, e poi dopo tanto studio, dopo tanta sofferenza, dopo tanto sperimentare, nel 2012, in un momento di grande confusione, ho detto adesso fermiamoci un attimo, mettiamoci di nuovo con i piedi sotto un tavolo davanti a un buon piatto e un buon bicchiere, siamo insieme, non siamo più nell'efficientismo dello studio, dell'apprendimento, dell'andare a scavare, siamo semplicemente qua, vediamo se siamo capaci di percepire che cosa ci è richiesto in questo momento. E dunque questa associazione Facilità organizza cene per stare insieme, principalmente da operatori olistici, ricercatori di nuovi paradigmi, chiamiamolo così. Quindi Facilità raccoglie intorno a sé gente che si occupa di spiritualità, di yoga, ci sono i curiosi che sono professionisti, artigiani, imprenditori, commercianti, ci sono quelli che si occupano dell'ecologia, che si occupano dell'economia etica, che si occupano del nuovo paradigma e costruiscono nuovi eventi, nuovi modi di stare insieme. E ci sono quelle persone che si occupano della tecnologia spirituale, delle ultime novità della tecnologia spirituale, quella antica, ci sono gli sciamani, ci sono quelli che si occupano della dendroterapia, la cura con le energie degli alberi, ci sono quelli che si occupano delle nuove tecnologie spirituali che sono il Theta Healing, il Reiki, Access, il PNL, per essere un pochino più così. Tra gli spirituali abbiamo cristiani, cabalisti, buddisti, sufi, eccetera. Nello yoga avremo il tantra, avremo il tai chi, il cilele, il qigong. Nell'arte avremo l'arte terapia, il teatro, la danza terapia. Io stessa sono un'insegnante di danza del ventre meditativa del risveglio della Dea. Dunque, poi ci sono ogni singolo individuo che viene qua, al suo attivo, ha molti di questi strumenti. Questa esperienza che nasce in gennaio di quest'anno, osservandola, che cosa mi ha insegnato? Che siamo tutti soli. In questo momento ci sentiamo ancora un senso di separazione. Ma in realtà siamo tutte stelle. Abbiamo tutti da trovare l'interruttore per accendere la nostra stella. E io oggi voglio farvi un piccolo regalino per spiegarvi dove lo trovate quell'interruttore. Non so se conoscete discorsi tipo i medici sono gli schiavi delle case farmaceutiche, i naturopati sono ciarlatani, gli sciamani ti fregano i soldi. Lasciamo perdere tipo le donne, gli uomini, cioè, perché sennò i poveri sono invidiosi, i ricchi sono sfruttatori, no? Non so se sentite un'emozione rispetto a tutte queste parole, a queste frasi. Quell'emozione, nel punto in cui voi la sentite, quella è il vostro giudice interiore, è quello che tiene la guardia del vostro interruttore, quello che può accendere la vostra luce interiore. Adesso, in una civiltà in cui i soli non sono più isolati, separati, ma sono stelle, che sono ognuno unico e ripetibile, il solo e unico essere così, ma nello stesso tempo uniti, brillanti, e ognuno sa che è nel posto giusto, al momento giusto, sta facendo esattamente la cosa che doveva fare, la cosa per cui è nato. Che tipo di società avremo? Intanto non c'è più l'invidia e la competizione, il conflitto, cioè che bisogno c'è? Nessun bisogno. Quando ricominciamo dalla parte dalla nascita, no? Ritorna tutto a essere nella sua naturalezza. Non è più la malattia la gravidanza. Il parto non è più medicalizzabile, non c'è più bisogno. Il bambino nasce nel suo tono, nel suo animale guida, nel suo pianeta, nel suo colore. E già il suo virgulto non verrà
messo in una fabbrica di cervelli, con uno standard di educazione, con una formattazione di un'educazione uguale per tutti. Ma il suo virgulto verrà coltivato con la giusta acqua, con la giusta luce, con la giusta terra, con la giusta temperatura. E quindi gli adolescenti, cioè la pubertà, ogni una di queste cose verrà celebrata, la nascita, l'infanzia, il passaggio dall'infanzia all'adolescenza, e sarà una grande celebrazione pubblica per i maschi e per le femmine, in una maniera individuale. Quindi si recupera tutto quanto un senso di una meraviglia, e non ci sarà mai più di dire questo è meglio di quello, perché questa persona che la pensa in maniera diametralmente opposta a me è la mia ricchezza. Io ne ho veramente bisogno, sono fiera, sono felice di essere sua amica, anche se è proprio agli antilopi. In questa società in cui tutti quanti brillano, e quindi è tutto talmente fluido e tutto talmente facile, il giovane automaticamente non avrà bisogno di essere dipendente di qualche cosa, perché avrà le porte aperte, perché tutti vorranno sapere quali sono le sue idee, che cosa gli sta portando. E il vecchio non sarà più inutile, ma sarà colui che avrà l'esperienza da cui tutti andranno. È una roba vecchissima, archeologica, eppure, cioè, non ce l'abbiamo più, no? In tutto questo, in tutta questa cosa, facilità offre questo modo di stare insieme per il momento di puro affetto, per il momento di vedere che c'è il medico, ci sta lo sciamano, c'è un'angelologa nella nostra associazione. E abbiamo veramente moltissimi tipi di cose. Quindi in questo momento quello che io sto cercando di promuovere è semplicemente guardiamoci, osserviamoci, vediamo dove ci risuona quella persona che è diversa da noi. E come dire, dov'è che noi stiamo col dito puntato e dove ci abbiamo il dito puntato contro di noi? Dov'è che noi stiamo giudicando e giudicandoci dunque? In questa maniera io posso dire adesso a tutti quanti veramente buon lavoro, e stasera, se volete, tutti portate qualcosa a cena a casa mia al lago.